Buona giornata a tutti, amici di Gilda TV. Continua il confronto tra MIUR e organizzazioni sindacali sul reclutamento dei docenti. L'amministrazione, nell'incontro di ieri, ha accolto la richiesta dei sindacati di avviare un percorso abilitante riservato per tutti i docenti precari con 36 mesi di servizio, intesi come annualità, che vedrà la collaborazione tra scuole, università e la costruzione del percorso formativo secondo il modello dei PAS del 2013. Al tavolo tecnico l'amministrazione e i sindacati hanno discusso inoltre la possibilità di consentire l'accesso ai percorsi riservati solo ai fini abilitanti ai docenti di ruolo che vogliono acquisire l'abilitazione in un'altra classe di concorso per cui hanno titolo, ai laureati che hanno compiuto un percorso di dottorato di ricerca, ai docenti con 3 anni di servizio maturato nell'ambito della formazione professionale nei bienni utili per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai docenti che i 3 anni di servizio li hanno maturati nelle scuole paritarie. Il tavolo tematico è stato aggiornato alla prossima settimana per approfondire i diversi aspetti di questa procedura attivabile successivamente alle GAE, alle graduatorie di merito del concorso 2016 e alle graduatorie di merito riservate del concorso 2018. L'impianto concorsuale inoltre dovrà essere definito in termini inappuntabili anche sotto il profilo della costituzionalità. E per oggi è tutto, seguiteci per tenervi informati. E un saluto da Gilda TV.